Bene, bentornati. Oggi, come dicevo in video precedenti, è arrivato il giorno di svelare questa sorpresa che avevo anticipato. Che cos'è questa sorpresa? È fondamentalmente il mio primo en plein air fuori dal lockdown, fondamentalmente. Siamo entrati nella fase 2 e quindi ho approfittato di questo momento favorevole per spostarmi in linea d'aria di 1,5 km, 2 da casa e raggiungere un campo qui vicino abbastanza aperto, dove sì, c'è gente, ma circola veramente a distanze notevoli l'una dall'altra. Il video è stato fatto un po' così, ho approfittato della bella giornata, ho preso le cose e sono partito, quindi non è straorganizzato, tant'è che l'audio, non avendo utilizzato il lavalier, il microfono da cravatta, c'è molto rumore di fondo, parecchio vento perché era abbastanza ventosa la giornata e quindi l'audio un po' si perde. Il video lo divido in due parti. Nella prima parte farò un underpainting e preparerò il cielo e nella seconda parte porterò a termine il quadro. Quindi non resta che augurarvi una buona visione e ci vediamo alla fine. Ci siamo, stiamo andando a dipingere. Ho già caricato la macchina, la fotocamera, l'attrezzatura per dipingere, un cavalletto, due cavalletti, tre cavalletti. Che dire, non resta che chiudere il tellone e metterci alla guida. Ci vediamo più avanti quando arrivo. Ciao ciao, a dopo. Bene, siamo arrivati al posto tentativamente dipingere. L'attrezzatura ho già portata precedentemente e credo che faremo questo, insomma. Persone non ce ne sono molte in giro, cerco di fare magari una piccola panoramica. Insomma, da questa parte, come vedete, non c'è un granché di gente. Là c'è il centro abitato e di qua anche non c'è tantissima gente. Ho una duplice scelta, o questo soggetto qui o al limite quest'altro. Situazione abbastanza piacevole, c'è un po' di venticello e fa sempre piacere averlo. E la mascherina posso anche abbassarla, cioè praticamente nessuno nel raggio di almeno 2 km. Niente, non resta altro che preparare il materiale e cominciare. A fra pochissimo. Il cavalletto l'ho piazzato e sopra il cavalletto ho messo la pochade. Pochade, poi ne parleremo magari più avanti. La mascherina ce l'ho. Il pannello preparato a gesso è già montato. Qui ho trementina e olio. Qui ho i pennelli. Vado ad aprire. Ok. Il
ritornelli, ormai praticamente tutti i rosmeri, un po' di piatti, un po' di lingua di gatto, un paio di martorine qui sotto e non l'altro, qualche sinteticaccio da battaglia. E va bene, adesso li fisso alla bosciata. Alla fine, anziché fare questo soggetto, nel quale molto probabilmente tornerò tra qualche giorno a farlo, ho scelto quell'altro che si è visto prima, e più che altro una scelta di soggetto, che mi piace questo gioco di ombre che si fa sull'erba. Ok, cerco di chiudere questo velocemente e un altro paio di piccole manutenzioni all'attrezzatura e possiamo anche partire. Quindi ci resta che sistemare un po' di cosette e partiamo direttamente col farlo. A fra pochissimo. Bene, vediamo se riusciamo ad iniziare. Allora, preparerò un bozzetto, diciamo, un underpainting con gli scuri molto diluiti in maniera da bloccare, proprio nel vero senso del termine, le masse più importanti. Allora, la prima cosa che faccio comunque è fissare la linea dell'orizzonte, la metto molto bassa perché vorrei racchiudere nel dipinto anche quest'albero in primo piano e farlo slanciare nel cielo. Ok, diciamo che lo posizioniamo da questa parte, la fronda si estende un casco in questo modo ovviamente questo periodo di problematico per reperire il materiale artistico, ho dovuto riciclare un pannello che avevo iniziato per un gatto ma era malissimo, quindi l'ho abbandonato e lo sto usando adesso per impostare quest'altro lavoro. Circa qui parte l'altro albero, sì. E qui per tutta l'ombra del sentiero. Thank you.
parlare della linea dell'orizzonte. Rinforzare il pelo già in punti più scuri, in maniera da trovarmi già abbastanza avvantaggiato. Scurisco, regola contrasti in prospettiva più scuro ciò che è più vicino, intensificare queste zone di fronte di albero da vicinanza. Cerco di suggerire anche con la pennellata, spero che si riesca a suggerire un po' l'andamento delle forme con la pennellata. Okay. Chiudo un pochino quest'ombra, primo piano, quindi allarga verso la base, poi si stringe. È importante l'ombra portata di quest'albero, per averla posizionata nella posizione giusta, perché ci dà l'effettivo volume proprio del soggetto che la vuoi. Qui abbiamo tutta una serie di micro ombre di pianeti fino a che non arriviamo all'orizzonte, che è un pelino più alto, quindi da questa parte non è un po' troppo, quindi lo faccio un pelino, faccio un pelino, questo altro pelino, ok. In lontananza la linea, le colline, dopo per capire perché no, questa è la, talmente tanto tempo che non dipingo che faccio un'ampia merda e non riesco più a manovrare bene
i pennelli, i colori. Ok. Bene, ora che questa prima fase dell'under painting si è conclusa, passo a mettere il colore e cerco di lavorare per piani, nel senso lavorerò prima il cielo, prima le distanze e poi, sempre seguendo questo criterio, scenderò su gli oggetti man mano che mi si avvicina. In questo caso specifico ho poco da posizionare nel fondo, quindi penso che passerò direttamente alle luci del prato, però vediamo, andiamo avanti. Quindi per questa fase, per il cielo, ho mescolato ovviamente del bianco a del blu oltremare scuro e questo blu reale. Ovviamente la palette che uso è formata da bianco di titanio, giallo di cadmio, giallo ocra romana e un rosso di cadmio medio, un blu reale, blu oltremare scuro e verde vescica. Quindi passiamoci. Ora un po' di colore e vado ovviamente partendo la parte più alta a scendere verso la parte. Cerco, se scorresse il pennello, problemi di fare per scorrere il pennello. Okay. Cerco di dare un po' di prospettiva. Se riuscissi a gestire questa pennellata, seguendo un po' una sorta di raggiera che man mano che mi avvicino alla linea dell'orizzonte si schiaccia un po' più. Mi occupo ovviamente di passare anche negli interstizi delle fronde dell'albero, qua e là, giù un po' di oltremare per dare un pochino più di forza in alto, essere il più perpendicolare possibile, o perpendicolare verticale o longitudinale, diciamo, parallelo all'albero. Cerco in buona sostanza di fare sbagliare, di far muovere la pennellata man mano che mi allontano. Qui magari la facciamo andare addirittura nel verso opposto, creare un po' una sorta di calotta, di volta celeste. Bianco.
tra di voi. Mano ci avviciniamo alla linea di orizzonte al terreno, le pennellate diventano sempre più verticali. C'è da aggiungere ovviamente che sto lavorando esclusivamente con la trementina, in maniera che asciughi quanto prima possibile, insomma, in maniera che posso passare alla seconda fase, cioè quella di andare con colore un pochino più corposo e trovare già una superficie, non dico totalmente asciutta, ma quasi. Finestrella di cielo tra le fronde qui dell'albero. Questi alberi meritano molta più attenzione di quanto gli hanno dato. Ma per fare questo bisognerebbe venire qui e disegnarseli un pochino prima, fare un po' di studi, insomma, cose che potrei fare. L'orizzonte scende un po'. E aggiungo un po' di rosso. E alla base della linea dell'orizzonte per diversificare un pochino chiarore, diciamo, sarebbe anche un po' di giallo, però meglio non rischiare adesso, magari lo aggiungo in una seconda battuta, però tendo a rinforzare il contatto fra il cielo e la terra, un bellissimo momento romantico, con un colore un pochino diverso, proprio per accentuare questo discorso di incontro tra i due punti. Ok, e forse posso anche abbassarmi un po' di più. Per quanto riguarda la pennellata, tendo a sottolineare questa cosa, cioè tengo a sottolineare questa cosa: più siamo vicini alla linea dell'orizzonte, più le linee devono essere dritte, precise, sia in orizzontale che in verticale. Ok? Aiutano molto il senso prospettico. Ok, qui ci sono ancora questi. Posso anche intensificare questo viola che ancora non
infastidisce. Anche qui l'albero. Adesso il fronte. Un pochino. Ma questo sporco del cielo non mi dispiace affatto, però insomma magari una piccola leccatina, come si vuole dire, in pittura gliela diamo. Adesso lo diamo. Okay. Diciamo a grandi linee ci siamo. Il cielo l'abbiamo portato a casa. Adesso do quella che si dice una leccatina, quindi pulisco il pennello un po' umido ancora di trementina, vado ad ammorbidire forse qualche pennellata un po' troppo peciona, come fondamentalmente mi vengono a me, cercando di ammorbidire un po' i passaggi, senza esagerare. Mi piace lasciare un po' di aria nel cielo, ci sta bene l'aria nel cielo. Ok, questa prima parte del video è finita. Se volete vedere come finisce, ovviamente andatevi a vedere la seconda parte. Che resta da dire? Se vi piace il genere fatemelo sapere nei commenti, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, se non vi è piaciuto mettete un non mi piace. Se volete potete anche iscrivervi al canale e attivare la campanellina qualora voleste essere informati di ogni video che pubblico, l'uscita di ogni video che pubblico. Ciao, ciao ciao.